proseguono i lavori di restyling dell'aeroporto d'Abruzzo, dove dopo l'area degli arrivi e la nuova sala partenze dello scalo e l'area confortevole della business room, un bar e comodi servizi igienici, il presidente della SAGA, Enrico Paolini, presenta le nuove attività commerciali post controlli sicurezza. Avevamo un grande bisogno di un centro commerciale vero all'interno dei gate, cioè passati controlli, che consentisse ai nostri passeggeri, che oramai sono 350.000 stranieri e 350.000 italiani, di poter portare via un qualcosa dell'Abruzzo, un pezzetto di Abruzzo, che sia un salume, una bottiglia di vino, di spumante, una bottiglia d'olio. E questa specie di duty free shop che abbiamo fatto qui dentro permette finalmente di portare via un po' d'Abruzzo a un prezzo equo. Immaginate un inglese che porta via una bottiglia di vino Montepulciano di alta qualità a 10 euro, poco più, e che se lo dovesse comprare a Londra spenderebbe 50, 60, 70 euro. Immaginatevi anche cosa significa per la nostra regione in termini di promozione della qualità e del turismo. Adesso aprirà anche il secondo bar, aperto il duty dei liquori, apriranno anche boutique e venderanno oggetti, souvenir, probabilmente anche borse e pelletterie. Finalmente uno che passa mezz'ora qui dentro aspettando un aereo, peraltro se non ha nulla da fare, finalmente non si annoia. Aumenterà anche il numero dei voli. Questa stagione estiva per noi ha significato 14 voli settimanali in più e quindi siamo, diciamo, a un massimo storico per certi versi, ma rimane davanti a me l'obiettivo di reputazione, non solo di passeggeri, di avere voli intercontinentali. Io lo reputo una cosa molto importante e siccome l'abbiamo già fatta in Abruzzo, in questo aeroporto, sarebbe il colmo non riuscire a ripeterla. Quindi io lavoro strenuamente per questo. Non so se ci riusciremo entro quest'anno, mi auguro di sì. E lavoro, francamente, adesso di fronte a un aeroporto completamente nuovo, volentieri, con la mia squadra per arrivare al milione di passeggeri. Io credo che in un anno e mezzo noi possiamo fare questa svolta storica e posizionare l'aeroporto internazionale d'Abruzzo tra i 10-12 aeroporti più importanti d'Italia. Torino ci deve stare, che noi abbiamo il più grande stabilimento FCA, cioè ex Fiat, d'Italia. Noi siamo più grandi di Torino per quanto riguarda l'automotive e abbiamo il diritto-dovere, se la compagnia aerea d'Italia fosse una vera compagnia nazionale, di avere questo volo.